Rapidissimo, volevo mostrarvi a che punto sono arrivati i ragazzi di EmuVR. Guardate che cosa hanno fatto. Questo qui è un'applicazione che serve a vivere quella che era la stanzetta di quando eravamo piccoli, potendola personalizzare come vogliamo. Io ho messo dei poster lì, Goonies, Roberto Baggio, ne potete mettere quanti ne volete. Lì stanno andando delle pubblicità anni 90 che io ho inserito con un VHS. Come ho fatto così? Ho salvato un file video e ho un VHS con le pubblicità anni 90, che posso anche buttare per terra se voglio. E l'altra cosa incredibile che voglio fare, e ve la faccio vedere, scusate, devo chinarmi. Non riesco a prenderlo. Eccolo qua. Posso giocare a un NES, ad esempio, che come vedete hanno riprodotto alla perfezione. Guardate quanto è fatto bene. È una roba senza senso. Posso andare a collegarlo al televisore. Mi sono avvicinato troppo. Posso collegarlo al televisore in questo modo, con dei cavetti, perché è molto filologico, cioè sei costretto a fare delle cose che dici, ma perché mi costringete a fare questa roba? Perché sì. Scusate, vado di nuovo di fronte al televisore. Andiamo a prenderci una cartuccia del NES, che ci giochiamo adesso. Che cosa? Guardate quante. Guardate, guardate, hanno fatto addirittura tutte le cover art perfette. Se voi volete andarvi a prendere Super Mario, adesso ci arrivo, ci vuole un po', ma ci arrivo. Dove sei, Super Mario? Star Wars. Vabbè, stupendo. Eccoci qua, abbiamo Super Mario 2, ad esempio. Guardate la cartuccia, abbiamo anche il 3, vogliamo mettere una vicino all'altra. Guardate che roba. È una roba senza senso. Ora vi faccio vedere come si possono mettere dentro. Butto per terra questa. Vado a inserire facendo così. Ah, c'era Double Dragon dentro, mi dice. Stupenda sta roba. Possiamo lasciare le cartucce a giro se vogliamo. Chiudo. Metto. Scusate, ma non riesco a premere i pulsanti. Non riesco a premere i pulsanti perché la realtà mi occlude. Scusate, chiuditi. Ah, vai, vai sta. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E voilà. Regà. È una bomba. È una bomba. Non ha senso per quanto è fatto bene. Può andare alla TV là, potete metterci quello che volete là. Se volete mandarci un video che dura ore, potete metterlo. Potete metterci un film mentre giocate ai vostri videogiochi nella vostra cameretta. Che magari c'avevo quella roba, ma non ce l'avevo. Una roba assurda, raga. È incredibile. Per giocare basta indicare e si gioca. È senza senso. Peraltro, non so se sentite, ma si sentono gli audio. Sono perfetti. Cioè io ho un audio che è completamente 3D, cioè io sento quando si avvicina, quando sono più vicino alla televisione, sento meglio la televisione. È pazzesco, pazzesco, raga. Pazzesco.